Granossi non c'era neanche in panchina con Siena. Qualche problema, non sta bene, scelta tattica. No, la scelta tattica, avevo bisogno di più. Avevo dei difensori, Garcia, della Fiore stesso, partite ravvicinate, no, le reazioni, quindi loro, quindi era, avevo già due attaccanti in campo, un trequartista, Mazzarani è un trequartista ma è una seconda punta, certo. Cioè io lo classifico più punta che, sì, che centrocampista, e quindi poi c'era un altro attaccante, quindi ero coperto dove se avessi avuto bisogno di metterne dentro due, c'erano tutte. Infatti poi hai giocato Mazzarani. Radovanovic come sta? Radovanovic sta un po' meglio, è ripresa, ha recuperato, quindi sicuramente sarà a disposizione, poi vediamo. La formazione in base a oggi è a vedere i responsi di Giorgi come stanno, di Porcari come sta, che ieri avevano queste problematiche, bisogna vedere oggi i recuperi che ci sono. Come giocano? Pensi che... Cambiano molto, è una squadra molto, molto offensiva, molto, molto dinamica, molto offensiva. Ieri ha giocato 4-3-1-2 in partenza, poi si è messa un 4-2-3-1. Anche qui molto, molto offensivo, perché Giacomo Mazzi, che gioca anche uno dei due centrocampisti, è sempre dentro l'area di rigore, sempre all'attacco. E quindi è una squadra molto offensiva. Poi come giocheranno non lo so, che cambiamenti farà anche Di Francesco, che ha cambiato molto anche lui quasi tutte le partite. Se guardate è una costante un po' di tutte le squadre, ci cioè sono questi Siena la settimana scorsa penso sia il massimo di tutto questo. C'è una rotazione costante e penso che la faranno anche loro, perlomeno dove hanno le possibilità. Penso che la linea difensiva arriverà a quella quattro che hanno. È in mezzo e davanti che secondo me potrebbero avere dei cambiamenti. Fisicamente come stanno? Guarda, cioè questi fatti che giochi a blocchi con questa intensità è una questione mentale. Cioè sì. Sì, anche normale, non è che si può correre. Io ho visto Juventus, Fiorentina l'altro ieri, primo tempo stratosferico di una squadra, dal primo minuto del secondo tempo ha fatto invece meglio per una parte di gara la Fiorentina. Non può essere cambiata, però dopodiché fare 45 minuti con intensità lì è dispendioso molto, perché è la verità, si va a blocchi e così, però l'aspetto mentale, io ho detto mentale perché anche noi da quei primi 45 minuti ai secondi 45 minuti decisamente più intensi, più aggressivi, più veloci, più dinamici, cioè abbiamo cambiato passo, che è una questione, ecco perché diventa mentale, poi alla lunga chiaramente diventa anche chi sta un po' meglio fisicamente. Oggi in questo momento però che giochi dopo tre giorni, tre partite, una settimana, qualcosina di chi sta un po' meglio potrebbe anche uscire, al di là dei cambi. Mentale perché c'è un po' di ancora di timore nei confronti di questa categoria? Cioè ancora un... Ma no, perché noi siamo andati a strappi delle partite, abbiamo fatto bene primi pezzi di gara, altre ne abbiamo fatte secondo. Perché si va a questi strappi, ma è diversa la domanda che mi avevi fatto sotto l'aspetto fisico, come stiamo abbastanza bene, abbiamo dimostrato perlomeno. Non abbiamo avuto problemi di nessun tipo, mi sembra che la squadra stia fisicamente bene. Per il fatto che Lecce ha giocato un giorno dopo magari ci può essere un piccolo... Ma aveva avuto un giorno prima per riposare la partita precedente, siamo lì. Non credo, sinceramente... Cambierà qualcuno, quindi la prima. Sì, sì, sinceramente, soprattutto poi su quello che si va a giocare, l'aspetto nervoso sarà molto molto importante, va sopperire anche quel pizzico di stanchezza in più che avremo o che avremo noi o che avranno anche loro. L'adrenalina sarà molto alta.